Ciao bambini, oggi impareremo a fare un fiore molto semplice attaccato ad una matita. Bellino da regalare anche alla mamma per la festa della mamma. Allora, come si fa? Si prende un foglio e si disegna un rettangolo che misura 15 centimetri il lato lungo e 10 centimetri il lato corto. Quindi con un righello prendete le misure attentamente e poi disegnate il rettangolo. Qui. Ritagliatelo con attenzione, io l'ho già fatto. Potete anche prendere della carta colorata o colorarla come volete voi. In questo, per esempio, ho usato, impugnando tutti i colori insieme, ho usato tanti, tanti colori. Ad esempio, oggi lo voglio fare arcobaleno. Pieghiamo il nostro rettangolo in due parti, la parte unita verso di noi e la parte sciolta libera dall'altro senso. Dobbiamo porre dei tagli paralleli cercando di riuscire a farli tutti uguali lungo quasi tutta la lunghezza, lasciando proprio un bordino intero. Continuiamo. Ok. Adesso mettiamo un po' di colla sul bordino intero che abbiamo lasciato. Un bel po' di colla perché altrimenti non regge. Prendiamo una matita e cominciamo ad arrotolarla soltanto nella parte finale, la parte più in alto. Cercate di non essere né troppo stretti e né troppo larghi, la giusta via di mezzo. Arrotolate, arrotolate. Per essere sicuri di fermarlo bene, potete anche aggiungere un po' di scotch nella parte finale, così avete la sicurezza che non si muove. Dopo aprite i petali. Ecco qui, il vostro fiorellino che potete regalare alla mamma per la festa della mamma. Ciao mamme!